Il 7% dei minori in Italia vive in povertà assoluta ed è al sud la situazione peggiore. Occorre più attenzione ai diritti dei bambini, occorrono più investimenti per l'infanzia e l'adolescenza. È stata presentata oggi in Senato la relazione annuale per Garante per l'infanzia, Elisabetta Novel. In Italia il 17% dei bambini cresce sull'orlo della povertà, 7 su 100 nella miseria più nera. Poco cibo, niente svaghi, ma soprattutto nessuna speranza per il futuro. È l'altra faccia di un'infanzia che vive ogni giorno la realtà di disagi economici e sociali, abbandonata da uno Stato che dimostra scarsa attenzione verso le necessità e i diritti dei minori. Al Senato le parole della Garante per l'infanzia Vincenzo Spadafora suonano come un'accusa. Nulla è cambiato, dice il Garante nella sua relazione annuale. La classe dirigente continua a non comprendere il valore degli investimenti per i giovani. E il Presidente del Senato Grasso ribadisce che la spesa pubblica, soprattutto quella destinata ai minori, non è un costo ma un investimento fondamentale per il futuro. Oggi 11 ragazzi su 100 fra i 15 e i 19 anni non studia e non lavora. Sono loro i più esposti ai pericoli del web e alle dipendenze da alcol e droga, un dato sempre in salita. Fra i più piccoli, 29.000 non hanno famiglia e 100.000 sono i bimbi contesi, una problematica sulla quale il Garante chiede al guardasigilli cancellieri una riforma del diritto minorile con regole certe e veloci. Le alluvioni nel